Grazie Presidente, mi fa piacere anche essere stato largamente menzionato dai colleghi di opposizione, insomma lo ritengo comunque in ogni caso, al di là delle differenti vedute, insomma un attestato di stima. Vede Presidente, io richiamando proprio a quel contatto con la realtà che alcuni interventi prima di me menzionavano, cari colleghi, dobbiamo dirci le cose come stanno. Se io oggi facessi un sondaggio tra i cittadini romani e gli chiedessi perché non vanno in centro storico, difficilmente la risposta sarebbe non vado in centro storico perché la sosta tariffata è attiva. Anche perché ricordiamoci sempre che parliamo di un unicum che c'è solamente a Roma, neanche in nessun'altra città italiana, ben magari anche meno, diciamo così, complessa, caotica o preziosa dal punto di vista storico-culturale. Ricordiamoci sempre che a Roma ci sono ancora degli abbonamenti che stonano un pochino con il principio di rotazione della sosta tariffata, per cui per 8 ore posso parcheggiare l'automobile 8 ore pagando 4 euro. Quindi non è che i cittadini romani non vanno in centro perché la sosta tariffata è questa barriera all'ingresso che gli impedisce di farsi una passeggiata a Piazza Navona. I problemi sono altri. Anche io lo scorso fine settimana mi sono fatto una bella passeggiata in centro. I problemi sono altri, ahimè, la crisi. Io sarei contento se con i colleghi decidessimo di ampliare un pochino il dibattito. La crisi ha messo a nudo quella che era fino a poco tempo fa la natura del centro storico della città di Roma, un centro storico con un turismo talvolta di massa, neanche di qualità, come invece non ho, una città come Roma potrebbe aspirare. Chiaramente, ovviamente, il centro storico vive degli uffici che oggi ancora sono per la gran parte in smart working, ma chiaramente le famiglie e anche, mi sento io, i residenti si erano progressivamente allontanati dal centro storico. Adesso li dobbiamo sicuramente riavvicinare per sostenere la nostra economia, ma anche perché essere un cittadino romano significa poter godere di paesaggi e di visioni uniche. Dobbiamo riavvicinare le famiglie al centro di Roma, ma non è che dicendo andiamo tutti in macchina a Piazza Navona risolviamo il problema, anzi, il problema si risolve in maniera diametralmente e drasticamente opposta, cercando di dare il più possibile alternative sostenibili per arrivare in centro storico ed evitare poi che, come ho sempre detto, riferendomi anche alla ZTL, poi aprirò una piccola parentesi anche su questo, come ho sempre detto, l'offerta di sosta nelle zone centrali della nostra città e limitrofe alla nostra città, l'offerta di sosta di superficie, è una sosta abbastanza scarsa. Quindi il problema qual è? È che se io rendo free, rendo gratuite le strisce blu, tutti quanti ci sentiamo in diritto di andare a Piazza Navona in macchina, difficilmente troveremo parcheggio a Piazza Navona, ma anche nelle immediate vicinanze, penso al Lungotevere, e mi ritroverò centinaia, se non migliaia di automobili che girano il Lungotevere piuttosto che le vie centrali della nostra città per cercare un parcheggio che difficilmente troveranno. In realtà una risposta a questo già c'è in parte, ci sono i parcheggi in strutture, i parcheggi interrati che non hanno neanche queste tariffe così esose, ve lo posso garantire, e per le quali tra l'altro mi sembra anche che l'assessore abbia lanciato un avviso pubblico per cercare di abbassare ulteriormente le tariffe. La risposta non può essere la sosta di superficie che oggettivamente non c'è e quindi non può essere una risposta adeguata. Il rischio sarebbe proprio il contrario, che ci mettiamo tutti in macchina per andare a Piazza Navona, non troviamo parcheggio, o quindi a quel punto siamo un pochino poco rispettosi del codice della strada e magari parcheggiamo su qualche marciapiede, invece se siamo più rispettosi torniamo indietro. Quindi l'effetto in realtà è esattamente l'opposto. Io ho un bambino di 3 anni, a me quando vado in centro mi piace poter camminare in sicurezza senza automobili, non dovendo fare, come mi è capitato domenica, lo slalom tra automobili che cercavano parcheggio o automobili magari anche spesso parcheggiate male. Poi, nella obiettività che mi contraddistingue, che ho rimarcato anche nell'intervento di ieri, capisco le opposizioni quando dicono perché ZTL sì e sosta tariffata no, e questo onestamente è un dubbio che non sono riuscito a togliermi neanche io, perché come ho detto, chiaramente l'approccio deve essere univoco e vi assicuro, poi vado veramente a terminare, che questo è l'approccio univoco che stanno mettendo in campo tutte le città italiane ed europee. Io in questo periodo ho intensificato gli scambi attraverso ovviamente piattaforme di videoconferenza, non solo con le città italiane, ma anche con altre città europee. Tutti stanno andando nella stessa direzione. Addirittura Londra ha aumentato le tariffe della congestion charge. Chiaramente sono altri mondi, nessuno sta dicendo che le due realtà sono comparabili, però io penso che il percorso, anche se diciamo così con declinazioni diverse, ma debba essere univoco per tutti. Grazie.